Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Vedremo fra poco il maxipiano che interesserà e sta interessando l'anello della cittadella San Rocco, l'ex ospedale in corso Giovecca. Ci sono lavori importanti in corso e poi parleremo dei test rapidi per cercare i casi di coronavirus. Ce ne sono già nel Ferrarese e saranno ampliati anche ai medici di famiglia. Ha cambiato però questa emergenza coronavirus anche il modo di accedere alle biblioteche. Sentiremo come si fa adesso a prendere o a richiedere in prestito un libro in città, ma partiamo parlando del bilancio regionale dell'Emilia-Romagna. È stato presentato ieri il bilancio 2021-2023, un'occasione anche però per confermare da parte delle autorità regionali la sensazione che l'Emilia-Romagna potrebbe tornare presto, questo fine settimana, in zona gialla. Adesso siamo in zona arancione, ma il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi, ha spiegato alcuni motivi che fanno appunto ben sperare. E poi in questo servizio sentiamo anche il ferrarese Paolo Calvano, che è assessore al bilancio della Regione Emilia-Romagna, che spiega come diversi miliardi di euro andranno investiti nella sanità pubblica. Sentiamo. L'aspettativa è quella di arrivare a venerdì con i nuovi dati, con una regione che conferma un RT che si abbassa e che può entrare in uno scenario 1 addirittura. Questo è il nostro obiettivo, al netto del colore che poi ci sarà fino al 3. Il secondo elemento è semplificare un po' questi dati. Andavano bene nella prima fase, un mese fa, oggi non riescono più a fotografare la situazione reale, quindi abbiamo dato un contributo tecnico anche come regioni del governo per provare a semplificare un po' la geografia e la mappatura del paese. In terzo luogo dovremmo essere insieme nel valutare quelle che sono le misure che possono permettere di tenere insieme la priorità che è la sicurezza per il Paese, insieme alla ripresa di una parte di attività economica e sociale. Verso il Natale l'aspettativa è questa, lo è per tutti, credo che sia giusto, ci lavoreremo, l'importante è non dare mai il senso che il più è passato. No, abbiamo di fronte ancora mesi complicati, il vaccino per fortuna sta arrivando, ma poi occorreranno mesi per poterlo distribuire e metterlo nella disponibilità dei più e noi una terza ondata non ce la possiamo mettere. Per cui un Natale in cui poter riprendere alcune attività sì. L'idea di un Natale fatto come tana liberi tutti no, perché questo poi lo pagheremo immediatamente nei mesi successivi. Noi invece vogliamo non solo mettere in sicurezza le persone, ma mettere in sicurezza anche l'economia e la socialità che ci servirà nei mesi prossimi. Sanità pubblica quindi in primo piano nel bilancio 2021-2023 della Regione Emilia-Romagna. Tre quarti degli investimenti andranno in questa direzione. 12,5 miliardi di euro per affrontare l'emergenza, ma anche per costruire la prospettiva per l'Emilia-Romagna. Per questo c'è tanto e tante misure di vicinanza a famiglie, imprese, cittadini, ma anche tante misure per far sì che la nostra economia possa ripartire, possa esserci quel rimbalzo del prodotto interno lordo che rimette in corsa l'Emilia-Romagna. È un bilancio che ha grandissime potenzialità. Queste sono le risorse che ha l'Emilia-Romagna di suo. A queste si aggiungeranno certamente quelle dei fondi strutturali, speriamo quelli del Recovery Plan e magari altre provvidenze di carattere nazionale. Con le nostre risorse siamo pronti per ripartire, con quelle che arriveranno per fare un ulteriore salto di qualità. Ci spostiamo adesso a Ferrara per parlare ancora di sanità pubblica e alla cittadella San Rocco, nell'area dell'ex ospedale di Corso Giovecca. Si sta cercando di accentrare tutti i servizi dell'azienda USL di Ferrara, e questo è uno degli obiettivi dei lavori in corso presentati ieri mattina durante un sopralluogo. Sentiamo allora cosa si sta facendo nell'anello. Completata la prima porzione di interventi nella Cittadella della Salute San Rocco, nell'ex ospedale di Corso Giovecca, riqualificato l'anello di accesso, tra gli altri agli ambulatori, alle medicine di gruppo, al centro per allievi e al CUP, questa è solo una parte del maxipiano complessivo di lavori di oltre 50 milioni di euro che entro il 2025 intende concentrare e implementare nei 52.000 metri quadrati del polo di Corso Giovecca
tutte le attività sanitarie e gli spazi dell'azienda USL presente in città, compreso il trasferimento qui degli uffici amministrativi di Via Cassoli, palazzo sulla quale si ragionerà prossimamente sulla futura destinazione d'uso, verranno spostati in Corso Giovecca, tra gli altri anche il SERT, la Salute Donna e le attività ambulatoriali di Via Gandini. Una cittadella sanitaria nel quale si potranno trovare diversi servizi e nell'area attorno all'anello dovrebbe nascere nel futuro prossimo una zona residenziale come previsto dal piano particolareggiato definito dal comune. Riteniamo fondamentale valorizzare e potenziare le attività sanitarie in città, ha detto il sindaco di Ferrara Lanfabbri, che saluta con favore anche gli spazi che saranno dedicati alle associazioni nell'ex anello. Punto di incontro e di riferimento per tutte quelle che sono i percorsi sociosanitari della città di Ferrara e della popolazione di Ferrara, che qui dentro può trovare luogo di presa in carico e luogo anche di incontro. Stiamo ipotizzando non solamente la ristrutturazione e quindi la convergenza di tutti quei servizi che oggi sono destrutturati e dispersi per l'intera città di Ferrara all'interno di questa struttura, che già di per sé è un vantaggio importante per la città, perché sa che viene qui e che trova tutti i servizi che oggi invece sono diffusi per il territorio. L'ipotesi è andare a realizzare anche un'altra serie di servizi che sono comunque luogo di salute e di cultura, rappresentati da strutture volte ad accogliere il volontariato, che è così integrato nei percorsi di salute sociosanitari, quindi non è che è sconnessa e priva di logica tutto questo, così come l'ipotesi di un asilo nido per i figli dei dipendenti, ma anche in partnership con il comune, parlando di stili di vita, l'ipotesi anche di un luogo di attività fisica per i dipendenti e non solo, insomma una serie di elementi che possano rappresentare anche luoghi di prevenzione, di stili di vita e di educazione alla popolazione, quindi anche luoghi di incontro. Il tutto con la logica di concorrere, come dire, ad un concetto di salute che vada oltre a quello strettamente di cura e di cura di una patologia e di un ingresso all'interno della cittadella della salute unicamente per una diagnosi, ma anche per qualcosa di più. Direttore generale dell'USL, Monica Calamai, che ha fatto anche il punto sui tamponi rapidi e sull'emergenza Covid nel ferrarese. Allora sentiamo tutto nel servizio. La situazione dell'emergenza Covid nel ferrarese sarebbe stabile da 3 settimane, a dirlo il direttore generale dell'azienda USL Monica Calamai, che intanto ha confermato l'accordo sull'uso dei tamponi rapidi, test per verificare in meno di 30 minuti se si è positivi al Covid o meno. In caso di positività però bisogna fare ulteriori controlli. Tamponi rapidi, insomma, che in questa fase saranno fatti al pronto soccorso, nelle CRAE, al personale della sanità pubblica. A breve poi sarà definito l'accordo operativo con la medicina generale per essere ancora più capillari tra le persone, ha detto Calamai. Quindi a breve anche i medici di famiglia e i pediatri potranno eseguire tamponi rapidi in luoghi che saranno definiti anche dall'azienda USL. Capitolo CRA, case e residenze anziani nel ferrarese, dove anche in questa seconda ondata si sono registrati diversi decessi come in primavera scorsa. Stiamo facendo screening a tappeto da quest'estate con analisi e individuazione di criticità, e in più è stata rifatta la formazione del personale, ha detto il direttore dell'USL, azienda sanitaria che fa ispezioni e dà appoggio alle CRA gestite dai privati. L'attenzione quindi rimarrebbe molto alta sulle CRA ferraresi, in cui però, come dimostrano i numeri di questa seconda ondata, non è stata creata una bolla impenetrabile al Covid. E a proposito di anziani, sentiamo adesso i consigli del direttore Franco Romagnoni, direttore dell'azienda USL, consigli dedicati agli anziani. Un consiglio di vita, di stile di vita alle persone anziane che vivono in casa, vivono cercando di essere responsabili, ma nello stesso tempo sono desiderosi, diciamo, di non perdere, ecco, quella vivacità, quel dinamismo che magari hanno ancora la fortuna di possedere, sia dal punto di vista del movimento, sia dal punto di vista dell'alimentazione.
Sì, benissimo. È importante questo perché abbiamo visto tante persone che nel periodo del lockdown hanno avuto un po' di involuzione legata proprio a questa situazione di immobilità e di blocco. È importante cercare di mantenersi il più vivi e vivaci possibili. Quindi non vuol dire sbarrare la porta di casa, però vuol dire che fai entrare in casa le persone su cui hai una certa sicurezza. Solo quelle persone che stanno bene e che ti danno garanzia di potersi comportare in un certo modo. L'uso della mascherina anche in casa è opportuno. Quando si va a trovare una persona anziana, un parente che gli vuole bene deve tenere la mascherina, deve igienizzarsi le mani, deve stare distanziato se non c'è necessità di dover andare a contatto, deve far arieggiare l'ambiente dopo che è passato. Cioè, quelle che sono caratteristiche che vanno tenute in questa fase epidemica, probabilmente sarebbero delle prassi che dovremmo portarci dietro dopo questa fase epidemica. Questo ci consente di avere anche in sicurezza alcuni rapporti che poi possono essere, devono essere mantenuti anche con i contatti a distanza. Quindi non possiamo pensare a delle videochiamate magari per tutti gli anziani, ma la telefonata è sicuramente ancora graditissima ed è un modo per tenersi in contatto con il resto del mondo. E poi bisogna sempre ricordarsi che se uno ha un giardino, uscirà in giardino e farà la sua passeggiata, perché così si prende anche un po' di sole, e questo quando c'è, come è capitato anche in questo periodo autunnale, aiuta sempre a fare un po' di vitamina D che non fa male. Ma al di là di questo, in casa propria uno può fare mille esercizi per tenersi in forma, la cyclette, la pedaliera, poi ci sono degli strumenti che si vedono anche pubblicizzati in TV che aiutano i movimenti e che sicuramente sono... Questi sono fanno bene, ecco. L'alimentazione fa bene anche se è stato dentro in casa. Da controllare anche l'eccesso di alimentazione, il rischio, la tentazione dell'alimentazione? Certo, bisogna tener conto anche di questo. Chiaramente se uno si muove di meno, è meno attivo, consuma di meno, deve ritarare la propria alimentazione in modo da non uscire dal lockdown, come è capitato a tanti, con qualche chilo di troppo. I chili di troppo a una certa età sono ancora più difficili poi da smaltire. Quindi le buone norme alimentari e nutrizionali valgono ancora di più in un periodo come questo. E parliamo adesso di cultura, perché prosegue fino al 3 dicembre prossimo il servizio di prestito online di libri delle biblioteche ferraresi. Sentiamo. Fino al prossimo 3 dicembre anche le biblioteche resteranno chiuse in seguito all'ultimo DPCM. Tuttavia, per garantire un collegamento seppur minimo con i propri utenti, le biblioteche comunali di Ferrara hanno attivato un servizio di prestito che permette di prenotare i volumi, telefonicamente o via mail, e di ritirarli in modo rapido e sicuro dopo aver concordato l'orario all'ingresso delle biblioteche. In questa fase la scadenza delle restituzioni è stata prorogata fino alla riapertura delle strutture. Chi desiderasse restituire i volumi in proprio possesso, riporta un comunicato, potrà farlo depositandoli negli appositi contenitori situati all'ingresso delle biblioteche. È inoltre possibile scaricare gratuitamente online decine di migliaia di libri, periodici e quotidiani dalla piattaforma bibliofe.unife.it. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo archibiblio.comune.fe.it. Politica ora, Partito Democratico, Azione Civica e Gruppo Gente a Modo, con un'interpellanza rivolta al sindaco di Ferrara Lanfabbri, chiedono la revoca dell'incarico di vice sindaco e di assessore di Nicola Lodi. Allora sentiamo meglio le motivazioni dell'interpellanza direttamente da Roberta Fusari, che è capogruppo di Azione Civica in Consiglio Comunale. Vorremmo avere l'espressione del sindaco, vorremmo sapere cosa ne pensa, vorremmo sapere da lui qualcosa, una sua opinione, visto che è lui che ha nominato assessore alla legalità il vice sindaco, Nicola Lodi, che ha un lungo curriculum di
questioni eticamente, no, che non possono, che cozzano con il suo essere rappresentante istituzionale. E diciamo che dopo la sentenza della settimana scorsa, la sentenza della Corte di Cassazione che ha messo in fila tutte queste questioni, e ha fatto emergere anche quest'ultima vicenda dei contributi non pagati a una sua dipendente. Soprattutto è la motivazione della sentenza, così come riportata dalla stampa, che ci ha molto, insomma, che ci ha portati a fare un atto formale in consiglio comunale. Quindi questo vuole essere un'interpellanza che chiede al sindaco se non ritenga opportuno rivedere, revocare la nomina al suo vice sindaco e all'assessore con quelle deleghe, insomma, che appunto fanno riferimento, per esempio, alla legalità. Noi del gruppo di Azione Civica è da tempo che come gran parte dell'opposizione, gran parte dei cittadini di Ferrara poi, sentiamo che è una situazione quasi intollerabile, no? Avere dei rappresentanti istituzionali, un rappresentante istituzionale, un vice sindaco, che non è all'altezza, secondo noi, dell'essere un rappresentante di tutti i cittadini, no? Per quello che fa, non solo all'interno del tribunale, ma anche fuori, ricordiamo tante vicende che lo hanno coinvolto. Ecco, è una situazione di forte malessere che provano i cittadini e che proviamo anche noi. Allora, noi vorremmo tanto avere una risposta del sindaco, che purtroppo il mio parere personale è che forse non ci sarà. O se c'è, non sarà quella che ci può soddisfare, ecco, visto che non ha mai ritenuto di dire nulla, non ha mai ritenuto di fare nulla. Anzi, queste questioni vengono sempre superate come se niente fosse. E per il centenario della nascita di Nilde Iotti, l'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna ha allestito una mostra con una selezione quasi inedita di oltre 70 immagini che ripercorrono l'impegno politico di Iotti. La mostra è fruibile online, grazie a una galleria virtuale sul sito dell'Assemblea regionale. Noi abbiamo scelto alcuni passaggi dove si parla anche di Ferrara. 1920-2020, 100 anni dalla nascita di Nilde Iotti, uno dei personaggi storici e politici più importanti del secondo Novecento italiano. La regione Emilia-Romagna dedica a lei questa mostra con circa 70 immagini, per lo più inedite, che ripercorrono tutta la sua storia politica e personale legata alla regione Emilia-Romagna. L'Assemblea legislativa ha voluto dedicare a Nilde Iotti, nel centenario della sua nascita, una mostra che ripercorre i momenti salienti della sua vita e del suo impegno istituzionale, politico e sociale. Nilde Iotti, prima donna presidente della Camera, madrina della Costituzione e donna simbolo dell'emancipazione femminile. Una mostra che racconta tanto di lei, una mostra che racconta la sua passione, il suo grande rispetto per le istituzioni, ma anche le sue battaglie in nome dei diritti e della giustizia sociale. Nilde Iotti la vediamo anche in situazioni diverse da quelle politiche, la possiamo vedere col magnifico rettore dell'Università di Modena, la possiamo vedere con i sindaci delle realtà locali della comunità di Reggio Emilia, ma anche in incontri di tipo diverso, come il premio Estense nel 1985 che venne assegnato a un giovanissimo Vittorio Sgarbi, non ancora impegnato in politica, ma unicamente come storico dell'arte. Gli ultimi anni della presenza politica di Nilde Iotti in regione, non più da presidente della Camera ma da semplice deputato, la vedono accanto ancora a personaggi del mondo della politica locale, come il presidente del Consiglio Piepoli, alcuni sindaci dei comuni del Ferrarese, del Forlivese, del Ravennate, ma anche di Bologna come Zangheri in Beni. Fino alle ultime immagini del 1994 presenta un convegno dove appare accanto al futuro assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna, Donini. Una mostra online che è visitabile all'interno del sito dell'Assemblea legislativa e che vogliamo diventi patrimonio di tutti gli emiliano-romagnoli, perché Nilde Iotti ha fatto tanto per la nostra regione, per il nostro paese e crediamo sia giusto ricordarla anche attraverso queste immagini che parlano di lei e parlano di tutti noi.
Sarebbe un fatto estremamente importante se il giorno in cui avessimo portato il nostro paese fuori dal guado, fuori da questa crisi per intenderci, potessimo dire che dall'inizio alla fine della nostra battaglia, comunque ci siamo chiamati, noi abbiamo servito per difendere i lavoratori, per garantire la libertà degli individui e la democrazia del nostro paese. E con questo è tutto, grazie e buona giornata.